Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Q&A Sunday. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Andiamo a leggere le 5 domande di questo Q&A Sunday. Allora ragazzi, partiamo dalla domanda di Daniel Ahmad che mi chiede: ciao, possiedo due iPhone, un 6 come primo telefono e un 5 come telefono da cavia dove testare jailbreak e beta. Volevo chiederti una delucidazione: come mai quando mi arriva una chiamata mi squilla anche il 5 senza alcuna SIM? Funziona quando si è sotto la stessa rete wifi, come potrei disattivarlo? In teoria quell'iPhone era nato come iPod per la musica. Allora, quella è la funzione Continuity estesa alle chiamate, è la stessa che ti fa suonare anche l'iPad, il Mac, quando ricevi una chiamata sul tuo iPhone. La devi disattivare, c'è sicuramente una funzione nelle impostazioni, vado a guardare in questo momento perché io ce l'ho attiva praticamente su tutti i dispositivi. Dovrebbe essere legata a FaceTime, esatto. Nelle impostazioni FaceTime su iPad viene fuori, non vi posso far vedere la pagina perché c'è il mio numero di telefono per chi ancora non lo avesse, però c'è una voce che dice chiamate da iPhone. Probabilmente là si chiamerà chiamate da altri iPhone, chiamate da iPhone, insomma, disattivi quella voce e non dovresti più ricevere chiamate sull'iPhone 5. Junk402, ciao, mi conviene acquistare un 6S 64 GB ora? No, anche se ora magari puoi recuperare qualche 6S a prezzi veramente interessanti, la risposta è comunque no perché c'è il 7 dietro l'angolo e se verrà confermato il fatto che il 7 potrà partire da 32 GB, praticamente forse allo stesso prezzo del 64 che acquisti oggi, ma di un iPhone 6S che ha un anno, ti potresti acquistare... Ti potresti acquistare un iPhone 7 32 GB, che logicamente, secondo me, è una scelta migliore. Alessandro Passini, Q&A, Andrea, sai se esiste un'app simile a Duet Display anche per Android? Ho un iMac, ma nessun dispositivo Apple come iPhone o iPad, ma sarebbe comunque bello utilizzare il mio Nexus 9 come estensione per il monitor dell'iMac. Credo proprio che non esista nulla di simile su Android, anche perché prima di Duet Display non esisteva nulla di simile neanche su iOS. Davide Merotto mi chiede: Q&A, ciao Andrea, avrei una domanda da porti. Come mai i top di gamma Samsung e Apple non hanno la radio FM? La reputi una funzione ancora utile? Vorresti vedere questa novità su iPhone 7? Allora, guarda, io utilizzo su tutti i miei dispositivi, anche su quelli Android, questa applicazione qua. Dov'è? È qui. Si chiama Tuning Radio e il vantaggio è che non essendo una radio FM, io posso tramite il dispositivo, tramite internet ovviamente, ascoltare le radio di qualsiasi angolo del globo, quindi siccome alla fine abbiamo tutti una connessione dati sullo smartphone, siccome questa applicazione che adesso è partita la radio, tra l'altro vedete è partita una radio locale, Radio Bari, vabbè, però posso ascoltare veramente tutte le radio del mondo in pratica. E quindi ti consiglio di provare questa applicazione perché una volta che la provi inizi a dire: oh, ma sai che me ne frega della radio FM che si sente male, spesso non prende, devo avere la frequenza. Che rogna, apro Tuning Radio, mi cerco la stazione e me l'ascolto e la sento benissimo. Quindi, secondo me la radio FM è assolutamente inutile oggi come oggi e su iPhone 7 stai tranquillo, non la vorrei vedere introdotta perché so già che non la introdurranno al 100%. E siamo arrivati all'ultima domanda di Gianluca Fugliano che mi chiede: ragazzi, non ho mai fatto un jailbreak, adesso il mio cellulare si è aggiornato alla versione 9.3.3, vorrei farlo, come faccio? Per il momento, almeno al momento della registrazione di questo video, non lo fai. Perché? Perché un jailbreak per 9.3.3 per ora non esiste. Se sarà uscito fino a quando questo video andrà online, ci sarà stata già la guida, però al momento non è possibile. Il concetto, prendiamo questa domanda stravolgendola un po' per spiegare, non è sempre possibile fare il jailbreak, serve che ci siano i tool specifici. Quindi 9.3.3 al momento della registrazione di questo video, che viene registrato con qualche settimana d'anticipo, non è disponibile il jailbreak. Per il futuro sicuramente ci sarà un nuovo jailbreak per iOS 10 che probabilmente sarà reso compatibile anche con 9.3.3, ma probabilmente prima del jailbreak per iOS 10 potrebbe arrivare un nuovo jailbreak. Questo lo sapremo, insomma, lo saprete quando arriverà la mia guida sul canale per fare il jailbreak. Quindi, ragazzi, noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana.